le renne, gli alberelli. Siamo tutti più buoni. Uno si prende un Babbo Natale, lo impicca alla grondaia e diventa buono. La dolcezza del Natale. Per fortuna la fine passa, restano solo i chili da smaltire. Bisognerebbe cambiare aria, ma dove andare? È un'invasione. Ormai sono dappertutto. Dura, eh? Eh sì che dura. Ma giuro che questo è l'ultimo anno. Va in pensione anche lei? Magari. No, qui tocca lavorare 30 anni minimo ancora. C'ho l'ipoteca sulla casa, i debiti, i soldi per rifarmi i denti, gli alimenti per quella stronza della mia ex. Chi, Mamma Natale? È proprio un incrocio fra Satana e un basciotto di 90 kg. No, qua pensione è un cazzo. Per lavorare, vestiti come un pagliaccio, e la paga da fare. Però sa che io alla fine non mi lamenterei nemmeno, se non fosse per quel branco di mostri. I bambini io non li sopporto. Tutti belli, carini, simpatici, santarellini, puliti, profumati come maialini da latte. Ma i bambini sono tutti innocenti, no? Ma lei c'è mai stato un giorno con dei bambini? Secondo me no. Guardi, in questi anni ce ne fosse stato uno. Una volta ho detto Babbo Natale, io non sono stato bravo, io ho picchiato mia sorella, ho rubato le caramelle, io ho disubbidito mia madre, ho dato fuoco alla scuola. Ecco, vedi, quello sarebbe il mio sogno, e invece no. Blah! A lei il suo lavoro piace? Che lavoro? È questo, portare in giro ubriaconi per tutto il Ticino. Beh, non è proprio un lavoro. Nel periodo di maggiore attività di Nez Rouge è proprio dicembre. Dall'1 al 31 copriamo tutto il cantone, feste comprese naturalmente. Perciò vede, lei come volontario dovrebbe essere disposto a lavorare magari anche durante il periodo delle feste. Che so, rinunciare al Natale. Lei sarebbe disposto a rinunciare al Natale? Beh, sarebbe dura. Ma non si spaventi, perché in realtà lei non rinuncia al Natale, anzi, il nostro è un Natale vero, di condivisione, di pace, di armonia, di solidarietà. È anche un modo per capire meglio chi siamo e cosa vogliamo. Capisce? Vedrà, sarà una bellissima esperienza. Maledetti bambini, maledetti. Buon Natale. Buon Natale. Affanculo. And the very next day I give it away. Na 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 na. Ma dove va? Qui non ci sono case.
E secondo lei Babbo Natale vive in una casa? Caro Babbo Natale, quest'anno sono stato un bambino normale, né buono né cattivo, quindi non portarmi né carbone né dolcetti che ho la glicemia a 180. Se ti avanza spazio nel sacco e se eviti di vomitarci dentro, io vorrei una fotografia. Sì, voglio una foto dove sono venuto bene e ci deve essere anche Erika che mi abbraccia e sembra felice. E dobbiamo essere in un bel posto, tipo Parigi. Non un'altra vacanza di merda come il viaggio di nozze a Cesenatico. Questa volta facciamo che non ho badato a spese. Allora, che cosa dici del tipo nuovo? Com'è che si chiama? Bruno Cesconi. Sai che non è male? Ci ho parlato un po' e sono contenta perché è entrato nella cosa, cioè ha capito lo spirito. E che lavoro fa, te l'ha detto? Ha un po' l'aria del boscaiolo. Ma mi ha detto che lavora in una cava in Riviera, vicino a Lodrino, mi pare. Non so di preciso, ma vedere le sue mani direi che fa un lavoro duro. Sì, l'ho visto un po' stanco l'altro giorno. Mi ha chiesto una cosa e non mi ha neanche sentito. Sì, è uno che sta nel suo mondo. Scusami se è da un po' di tempo che non passo, ma tra il lavoro e questa cosa del Nerush, sai com'è, mi tengo occupato. Ti sarai sentita sola. Sola. Ed è tutta colpa mia. Mi scusi! Mi scusi! Ehi, senta! Ehi, si fermi, ascolti!